In diretta, ben trovati, sono le 8. Buon inizio di settimana, buon lunedì, come sempre puntuali con Mattino Live, puntuali con le notizie, notizie del mattino con le quali vi accompagniamo in questo primo tratto di giornata. Siamo in diretta sul digitale terrestre, come sempre in contemporanea in diretta a Facebook sulla nostra pagina, quindi seguiteci ovunque vi troviate e condividete la nostra diretta nei vostri account se vi va. Oggi, tra l'altro, aggiornamenti che riguardano il femminicidio avvenuto nel pomeriggio di ieri a Nuoro. E partiamo proprio da qui, partiamo dalla caccia all'uomo terminata intorno alle 23 di ieri sera e terminata a Sassari. Sapete, l'uomo era ricercato, l'ex marito era ricercato fin dai primi minuti. Ricercato dalla polizia che poi lo ha rintracciato nella tarda serata di ieri, appunto intorno alle 23 a Sassari in via dei Mille. Questo dunque l'aggiornamento, l'ultima ora per quanto riguarda il femminicidio. Femminicidio che è avvenuto domenica pomeriggio a Nuoro e l'uomo arrestato, quindi l'ex marito della vittima, si chiama Ettore Sini, ha 49 anni ed è originario di Bono, quindi della provincia di Sassari, un agente di polizia penitenziaria che ha accusato dunque di aver ucciso la ex moglie Romina Meloni di 49 anni e di aver ferito l'attuale compagno della vittima, Gabriele Fois, anche lui 49enne. Gabriele Fois, è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Francesco di Nuoro. Una caccia all'uomo che è partita proprio da Nuoro e quindi scusate, dalla provincia di Nuoro, ma che ha portato poi fin dalle prime ore verso la provincia di Sassari, fino alla cattura avvenuta appunto intorno alle 23 a Sassari. Tra un attimo vi darò tutti i dettagli anche di questo arresto. Insomma, purtroppo ci spiace, ma dobbiamo iniziare con l'ennesimo femminicidio da raccontare. Tra un attimo parleremo di questo, tra pochissimo. Poi ci sono ovviamente tutte le altre notizie che ci portano sulla politica, ma non solo, perché ci sono anche alcuni commenti da parte dei scusate, non alcuni commenti, alcune dichiarazioni da parte dei pastori in vista per quanto riguarda la vertenza del prezzo del latte, in vista dell'arrivo del ministro Salvini e del ministro Centinaio qui in Sardegna. Poi ci sono anche altre notizie che riguardano il Capodoglio, perché è intervenuto il ministro dell'Ambiente Sergio Costa proprio su questo episodio che riguarda la nostra isola, il Capodoglio, che è stato appunto che si è spiaggiato nella Cala Romantica a Porto Cervo. Parleremo di tutto questo tra pochissimo, anche di altre notizie. E in primo piano, come vi ho detto, il femminicidio avvenuto a Nuoro e la cattura del presunto omicida all'ex marito, ricercato fin dai primi minuti, accusato appunto di aver ucciso la ex moglie e l'attuale compagno della vittima. Tra un attimo tutti i dettagli di questa notizia. Andiamo invece a vedere i titoli, scusate, delle prime pagine dei giornali. Partiamo dai quotidiani regionali, partiamo dalla Nuova Sardegna, che apre evidentemente sulla notizia di cronaca che vi sto raccontando: spara all'ex compagna e la uccide, Nuoro. L'omicida ha anche ferito il convivente, è grave, catturato a Sassari. Una nuova vita, ma lui la seguiva e la perseguitava sul lavoro. È avvenuto a Ozieri, dove tutti conoscevano Romina Meloni, conoscevano anche la gelosia che divorava l'anima di Ettore Sini, l'agente della polizia penitenziaria che non aveva digerito l'abbandono e continuava a perseguitare l'ex compagna, la minacciava e l'aspettava anche sul posto di lavoro. Andiamo nel taglio alto, che invece parla di sport. La Dinamo insiste, vuole i playoff. Basket, i bianco-blu in crescita, battuta Bologna. Andiamo a vedere però di spalla, in primo piano,
Sassari, le comunali, candidature del PD scivola su Briande sul sondaggio. A Terralba aggredisce la madre per derubarla, arrestato. A Olbia schianto tra auto e furgone fuori dal tunnel, due feriti. C'è una riflessione però che riguarda invece l'episodio di femminicidio, una riflessione a firma di Daniela Scano. Basta dolore, ora facciamo qualcosa. Basta, 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 basta sangue innocente di donne che la nostra società non è riuscita a proteggere, basta orfani che sentiranno per tutta la vita l'assenza irreparabile di una madre strappata alla vita sua e dei suoi figli da mostri di egoismo incapaci di accettare un rifiuto. Questo è l'incipit della riflessione di Daniela Scano sull'episodio di femminicidio avvenuto a Nuoro, di cui tra l'altro tra un attimo vi darò altri dettagli per quanto riguarda la cattura dell'omicida. Il vertice in regione, giunta, tutto rinviato a mercoledì, deciso il numero di assessorati per partito, ma non i nomi. I nomi restano top secret, ma le caselle sono assegnate. Mercoledì saranno firmati i decreti di nomina e giovedì è previsto il giuramento dei nuovi assessori in consiglio regionale. La riunione dei partiti di maggioranza ha stabilito il percorso che porterà alla nascita della giunta guidata da Christian Solina. Se sono dunque questi i titoli in apertura sulla nuova Sardegna, tra un attimo vediamo anche i titoli dei principali quotidiani nazionali. Come sapete, diamo sempre uno sguardo anche ai nazionali per avere un quadro più ampio delle notizie che si affacciano in questa giornata. Allora, torniamo per un attimo però sulla notizia in primo piano oggi, la cattura di Ettore Sini, 49 anni, originario di Bono, in provincia di Sassari, agente penitenziario che avrebbe ucciso la ex moglie, 49 anni, Romina Meloni, e ha ferito l'attuale compagno della vittima, Gabriele Fois, anche lui 49enne. Allora, l'uomo è stato immediatamente ricercato perché insomma, i sospetti si sono immediatamente rivolti verso l'uomo. Come abbiamo letto anche dalla prima pagina della Nuova Sardegna, era nota la vicenda che riguardava questa coppia, la cui storia era terminata, ma l'uomo non si rassegnava alla fine di questo matrimonio e soprattutto all'inizio di una nuova vita della ex moglie. E quindi, insomma, i sospetti si sono immediatamente concentrati su di lui. Le ricerche si sono concentrate proprio sull'uomo, che è stato poi rintracciato a Sassari, nella zona del centro, scusate, nella zona non lontano dall'emiciclo Garibaldi, dove appunto era stata rilevata la sua presenza. Vagava in stato confusionale, la sua Panda era stata parcheggiata in Via dei Mille, dove è stata poi recuperata poco dopo. L'uomo pare che avesse un contatto in corso con i militari nuoresi. Sono chiaramente dettagli che affiorano a spizzichi e bocconi, è evidente. Si è consegnato, l'uomo si sarebbe consegnato senza fare resistenza ed è molto probabile che Sini abbia deciso di consegnarsi a Sassari per essere trasferito nel carcere di Bancali, dove ora si trova, e non nel carcere di Badu e Carros, dove invece lavorava, perché vi ricordo che era appunto un agente di polizia penitenziaria. Tra un attimo altri dettagli su questa vicenda. Andiamo a vedere tra poco i titoli invece dei principali quotidiani nazionali. Principali quotidiani nazionali, e apriamo con La Stampa. Eccolo qua. Affondo Movimento 5 Stelle contro Tria, conflitto di interessi, ora il ministro rischia. Questa è l'apertura dunque sulla Stampa. Andiamo a vedere invece quella del il giornale. Non c'è più un euro, fine delle illusioni. Tria ammette, crescita zero, qui è tutto bloccato. Fra Lega e Movimento 5 Stelle è crisi vera in 5 punti. E quindi il caso politico di queste ore in prima pagina nei quotidiani nazionali. Vediamo il Fatto Quotidiano. Adozioni, il nulla della Lega, altro che velocizzarle, nessuna legge ai finanziamenti pubblici tagliati. Ma che famiglia, dopo la gaffe sulle competenze, ecco cosa ha fatto Fontana.
Andiamo a vedere la Repubblica. Salvini, qui comando io. Questo è il titolo d'apertura del quotidiano La Repubblica. Dopo lo scontro, il Premier vede il leader leghista che detta le condizioni per la tregua, ma sarebbe pronto a far saltare tutto. Tria lancia l'allarme crescita zero e chiede interventi urgenti. Confindustria, se continua lo stallo, è meglio andare al voto. E quindi in prima pagina la crisi tra Salvini e Di Maio, tra Lega e Movimento 5 Stelle. Andiamo a vedere l'apertura del principale quotidiano nazionale, il Corriere della Sera. Richiamo di Conte ai ministri. Fontana, i 5 Stelle ci coprono di insulti, decidano se governare ancora con noi. Il capo dell'esecutivo chiede più sobrietà e generosità. Tria difende le banche. Attaccarle mina il paese. E queste dunque le aperture sui principali quotidiani nazionali. Torniamo invece sulle notizie che riguardano il nostro territorio, che riguardano la nostra regione. In primo piano dunque il femminicidio avvenuto a Nuoro nel pomeriggio di ieri. Una donna, Romina Meloni, è stata uccisa e ferito il suo attuale compagno, Gabriele Fois, entrambi 49enni. Accusato l'ex marito di Romina Meloni, che è stato su cui le indagini si sono concentrate fin dai primi minuti. L'uomo era, insomma, era irrintracciabile, è stato dunque ricercato per tutto il pomeriggio, per tutta la sera, fino alla consegna intorno alle 23 a Sassari. L'uomo si sarebbe consegnato volontariamente senza opporre resistenza. Pare che abbia, insomma, si sia rivolto verso la città di Sassari per essere poi arrestato a Bancali e non nel carcere dove lavorava, a Badue Carros, trattandosi appunto di un agente di polizia penitenziaria. Una caccia all'uomo fittissima che si è concentrata subito verso la provincia di Sassari fino al ritrovamento appunto nei pressi dell'emiciclo Garibaldi. Insomma, Ettore Sini, questo è il nome dell'uomo che è stato arrestato e che ora si trova appunto a Bancali. Carabinieri e polizia lo cercavano da 6 ore. E ovunque, soprattutto appunto tra la provincia di Nuoro e quella di Sassari, con un'attenzione particolare alle campagne attorno ad Ozieri, dove la famiglia ha alcuni terreni. Ettore Sini era in fuga dalle 17 di ieri dopo aver ucciso la ex compagna e ferito gravemente il fidanzato di lei. E questo dunque è il femminicidio di cui purtroppo vi dobbiamo raccontare in apertura di Mattino Live, insomma il secondo in Sardegna nel giro di 4 mesi. Ricorderete tutti il femminicidio avvenuto ad Alghero poco prima di Natale. Michela Fiori è stata uccisa dall'ex marito che non accettava la fine della loro relazione. Un uomo difficile, un uomo che peraltro cerca di difendersi dal carcere in maniera davvero discutibile, per usare un eufemismo. Insomma, purtroppo femminicidio è un fenomeno purtroppo ancora che ha carattere d'urgenza, lo vedete, nonostante ci sia più informazione, nonostante ci sia un cambiamento culturale, comunque un'attenzione maggiore a questo tipo di riflessione del rapporto tra uomo e donna, del rapporto nelle relazioni amorose tra uomo e donna. Insomma, è davvero una pagina triste di cronaca che dobbiamo però raccontarvi e sulla quale vi aggiorneremo ovviamente in diretta anche nel corso di Mattino Live, laddove ci fossero ulteriori aggiornamenti, ulteriori dettagli che potrebbero riaffiorare appunto in queste ore anche insomma, sulle intenzioni dell'uomo e sulle confessioni eventuali di questo efferato femminicidio. Torneremo ovviamente a parlare di questo, è evidente, in primo piano c'è la cronaca oggi, ma c'è anche la politica, quindi cambiando pagina parliamo della politica regionale. Mercoledì ci saranno i decreti di nomina e giovedì il giuramento degli assessori in consiglio regionale. Nel frattempo proseguiranno le trattative bilaterali tra il presidente della regione Sardegna, Christian Solinas, e le forze politiche. E questo dunque è il percorso che porterà
alla nascita della nuova giunta regionale. A definirlo è lo stesso governatore che con le forze politiche del centrodestra durante il primo vertice collegiale, quello avvenuto ieri dopo il voto del 24 febbraio. Sono state 2 ore di interlocuzione a Villa Devoto per stabilire anche il metodo per l'assegnazione degli assessorati ai singoli partiti della coalizione. A contare, insomma, in questa distribuzione delle caselle ai singoli partiti le preferenze, il numero delle preferenze ottenute e inizierà a scegliere chi ne ha avute di più. Quindi la Lega ovviamente in primo, poi il PISDAZ, Forza Italia, Riformatori, Fratelli d'Italia, Sardegna 2020 e UDC. La presidenza del Consiglio regionale ha la stessa valenza di un assessorato. I primi a scegliere avranno anche le deleghe ovviamente più pesanti, questo è evidente. In questo modo la Lega dovrebbero andare 3 assessorati, 2 al PISDAZ, 2 a Forza Italia, 2 ai Riformatori, 1 a Fratelli d'Italia, 1 a Sardegna 2020 e 1 all'UDC. Forza Italia chiede di sicuro la presidenza del Consiglio regionale, alla quale potrebbe arrivare il consigliere più votato alle elezioni, e cioè Antonello Peru, che peraltro era vicepresidente del Consiglio regionale nella scorsa legislatura. Questo dunque è il metodo. I nomi però, sui nomi c'è ovviamente massimo riservo, quindi i nomi sono al momento top secret, la decisione resta in capo alla Presidente, quindi i nomi saranno scelti direttamente dal Presidente, nonostante ovviamente ogni partito abbia proposto i suoi nomi, anche perché appunto ha sottolineato lo stesso Solinas alla fine di questo vertice collegiale avvenuto ieri, dice anche perché è garante di una giunta che dovrà interpretare le grandi aspettative di cambiamento e di discontinuità che i sardi hanno manifestato votandoci. Questo dunque il commento a chiusura del vertice da parte del neoeletto presidente Christian Solinas. Oltre alla politica, però, c'è anche l'avvertenza dei pastori in primo piano, perché sapete bene che domani, 2 aprile, arriveranno in Sardegna il ministro Matteo Salvini e il ministro dell'Agricoltura Gianmarco Centinaio. Su questa visita, lo sapete, ve l'abbiamo raccontato fin dalle prime ore, fin dal primo annuncio fatto da Salvini tramite la sua diretta Facebook, su questa visita c'è stato da subito la volontà da parte dei pastori di precisare che questa avvertenza non ha colore politico, non l'ha mai avuta e non l'avrà mai. Per questo andranno appunto parteciperanno all'assemblea di Coldiretti simbolicamente indossando delle magliette bianche, proprio a sottolineare che questa avvertenza appunto non ha nessun colore politico. Questo dunque sul fronte dell'avvertenza del prezzo del latte. Tra un attimo, dopo la pausa pubblicitaria, torniamo e vi aggiornerò anche su altre notizie. Come vi ho accennato, c'è il ministro Costa che è intervenuto in merito al recupero del capodoglio di 7 metri spiaggiato a Cala Romantica a Porto Cervo. Vi dirò che cosa, qual è stato il commento del ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Tra un attimo, però, lo facciamo dopo la pubblicità. Dopo la pubblicità ci sarà anche un ospite, Ottavio Sanna, l'assessore comunale, col quale parleremo intanto delle ultime che riguardano il suo assessorato e quindi tutte le ultime vicende, ma parleremo anche, ragioneremo anche sulle elezioni comunali che, come sapete, sono ancora, la data è ancora da decidere, ma saranno comunque sicuramente a giugno, con data appunto da stabilirsi. Ne parleremo di tutto questo, ma ci saranno ovviamente tutti gli aggiornamenti sulla notizia di cronaca che purtroppo è la notizia in primo piano oggi. Parliamo del femminicidio a Nuoro che ha portato alla morte di una donna di 49 anni. L'uomo è stato l'ex marito catturato nella tarda serata di ieri intorno alle 23 proprio qui a Sassari in zona Emiciclo Garibaldi. Tutti gli aggiornamenti tra pochissimo in diretta sul Digitale Terrestre, in contemporanea diretta Facebook sulla nostra pagina. Torniamo subito dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi, a tra pochissimo.
la nuova informazione di Canale 12 in diretta, a partire dalle 8, mattino live, con i titoli principali dei quotidiani locali, le notizie in diretta e gli approfondimenti con ospiti in studio. Alle 13.30 il nuovo TG12 in diretta. Tutto live sul digitale terrestre e in contemporanea sulla nostra pagina Facebook. Resta connesso al territorio. Segui l'informazione di Canale 12. Torniamo in diretta, mattino live, secondo blocco di questa puntata. Lo sapete, oggi siamo sulla cronaca in primo piano. Purtroppo dobbiamo raccontarvi di un altro femminicidio. L'ultimo di cui avevamo parlato soltanto 4 mesi fa, meno di 4 mesi fa, ad Alghero, Michela Fiore, lo ricorderete. Oggi purtroppo un altro femminicidio avvenuto a Nuoro. Romina Meloni, 49 anni, è stata uccisa dall'ex marito, che ha ferito anche gravemente l'attuale compagno della vittima, Gabriele Fois, tutti 49enni. L'uomo, l'omicida, è stato catturato nella tarda serata di ieri, intorno alle 23, qui a Sassari, in zona emiciclo Garibaldi. L'uomo si sarebbe consegnato senza opporre resistenza, probabilmente si era indirizzato proprio in questa, nella nostra città, per essere poi arrestato nel carcere di Bancali e non a Nuoro, al carcere di Nuoro, dove invece lavorava, trattandosi appunto di un agente di polizia penitenziaria. In primo piano dunque oggi la cronaca, stiamo su questa notizia, su tutti gli aggiornamenti in diretta ovviamente. Invece, cambiando pagina, perché purtroppo quando si parla di notizie bisogna avere anche la capacità di voltare pagina repentinamente, parliamo di politica e vi voglio ricordare che è ancora attivo per altri 20 minuti il nostro sondaggio che abbiamo pubblicato venerdì, che riguarda la politica locale e le comunali in maniera particolare. In vista delle elezioni comunali per Sassari, il centro-sinistra non ha ancora ufficializzato il candidato sindaco. La domanda che vi abbiamo posto è questa: secondo te il centro-sinistra dovrebbe individuare il candidato attraverso le primarie opzione 1, accordo di coalizione opzione 2? Come vedete, il risultato per il momento è al 66% per le primarie, al 34% per l'accordo di coalizione. Vedremo dunque la chiusura di questo sondaggio dentro questa diretta, prima della chiusura di questa trasmissione. Cercheremo di interpellarvi spesso attraverso i nostri sondaggi, proprio perché ci interessa sapere la vostra opinione su temi che riguardano in questo caso la politica, ma ovviamente tratteremo anche altri temi
E oggi di politica, parliamo di politica locale in maniera particolare con l'ospite che ci ha raggiunto in studio, Ottavio Sanna, ben trovato. Bentrovata a voi, buongiorno. Assessore ai lavori pubblici del comune di Sassari, ben ritrovato. Noi ci siamo visti l'ultima volta all'indomani del Sì. voto per le regionali, che ha visto il Partito dei Sardi al quale lei appartiene, non superare la Del soglia 5. di sbarramento del 5% e la sua decisione, di impeto, di mettersi, appunto alla sua carica, dalla carica di assessore, poi dimissioni ritirate, e quindi siamo qua. Ecco, siamo qua a parlare intanto anche della sua attività in assessorato, poi parleremo anche, ragioneremo anche sul voto delle comunali. Ci sono tanti interrogativi attorno al Partito dei Sardi e quindi parleremo tra poco di questo. Invece raccontiamo delle ultime, diciamo, novità. Intanto c'è la gestione cimiteriale che ha cambiato proprio nel corso della scorsa settimana, insomma, la società che gestisce appunto tutti i servizi con anche diverse novità. Ce le vuole riassumere brevemente per i Sì, nostri questa telespettatori? è un'attività importante per la città di Sassari, è un'attività nel senso che dopo 40 anni si avvia un nuovo percorso per i servizi cimiteriali, perché non è al cimitero, ovviamente ci sono tutta una serie di servizi che riguardano ogni singola famiglia e ogni singola cittadino sassarese e non solo. È un progetto di finanze che prevede un investimento del privato di oltre 8 milioni e mezzo di euro. E prevede soprattutto un'unica gestione. Sino al 2015, sino a luglio del 2015, noi avevamo tre parti del cimitero: il cimitero di Sassari e il cimitero dell'Argentiera, non di Palmalodola, erano gestiti sia dall'amministrazione comunale e sia da due altri soggetti privati. Uno che si occupava della costruzione attraverso un project financing dei manufatti, un altro soggetto che gestiva i servizi cimiteriali e la gestione del forno crematorio e l'amministrazione comunale che coordinava un po' le attività rispetto alle varie pratiche con i nostri concittadini. Bene, questo è spendendo come amministrazione comunale oltre 200.000 euro di costi del personale dei nostri dipendenti comunali. Questo è giusto per mettere come servizio. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo accolto una proposta di una società che si chiama Altair, che gestisce oltre 40 tra forni crematori e cimiteri nella nostra Italia e soprattutto gestisce anche i cimiteri di Alghero, di Olbia e di Cagliari. E questa società ci ha fatto una proposta di un progetto finanza, quindi un investimento che è durato, una procedura che è durata oltre 2 anni, 2 anni e mezzo, un servizio messo a disposizione dell'assessorato ai lavori pubblici a cui abbiamo voluto far curare tutta la verifica di questo progetto, con una relazione fatta agli uffici di oltre 40 pagine. Di 40 pagine, che è stata vista che cosa? È stata soprattutto analizzato ogni singolo servizio che il proponente appunto proponeva, ma allo stesso tempo ogni singola spesa. Noi avremo un nuovo cimitero di Sassari con investimenti che riguardano la mobilità interna, cioè la riqualificazione delle strade, la riqualificazione dei marciapiedi, la riqualificazione di tombe e di loculo che oggi l'amministrazione comunale non ha le risorse per andare a ristrutturare. Ci sarà un nuovo forno crematorio che ci permetterà due cose: una di riqualificarla rispetto anche dal punto di vista ambientale, ma la seconda che ci permetterà di fare delle cremazioni al giorno dai 10 ai 15 cremazioni. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi con questo tipo di servizio diamo un servizio a tutti i cittadini del nord-ovest della Sardegna. Alla fine di tutto questo progetto, il beneficio dell'amministrazione, sarà che, avrà una royalty e quindi un guadagno senza aver speso nessun tipo di risorsa, con l'obiettivo sempre che rimane sempre l'amministrazione la, definizione delle tariffe per i nostri concittadini. Tant'è vero che questo project finance è stato, realizzato senza, aggiungere nessun costo per le famiglie sassaresi.
Bene, queste dunque le novità per quanto riguarda appunto la gestione cimiteriale del cimitero di Sassari. C'è tra l'altro un'altra cosa che volevo chiedere, un'altra domanda. Abbiamo assistito l'altro giorno a uno spettacolare intervento con una gru, abbiamo anche ripreso, l'abbiamo raccontato nei nostri spazi di informazione, che riguarda il recupero, insomma, di questo Questa torre manufatto, esemplare, insomma, sì, di archeologia c'è industriale industriale. della nostra città. Ecco, attorno a questo recupero, però, c'è probabilmente anche la volontà di, come dire, di mantenere e custodire e ristrutturare anche questo tipo di archeologia. C'è da questo punto di vista l'intenzione di chiedere un progetto, un finanziamento alla regione? Da questo punto di vista è possibile? Crede che sia praticabile? Ma io penso di sì, perché comunque va tutelato quella torre e quel bene. Ovviamente la prima preoccupazione, come può capire, è stata quella di mettere in sicurezza un manufatto di un'importanza notevole, ma soprattutto per la messa in sicurezza rispetto ai nostri, agli abitanti appunto di quelle palazzine. Proprio in questi giorni, proprio già da oggi, invieremo una comunicazione dell'assessorato lavori pubblici al presidente Solinas proprio perché ci venga data e venga accolta la nostra proposta, che sarà vagliata ovviamente sia dalla sovrintendenza e sia dai vigili del fuoco per la messa in sicurezza, ma soprattutto per la riorganizzazione proprio di quel sito. Quindi pensiamo di avere risposte dal nuovo governo regionale. Bene, anche se chiaramente avete un tempo, diciamo, abbastanza ristretto, perché chiaramente avete poco più di 2 mesi ormai di mandato fino alla naturale scadenza che ci porterà al voto tanto atteso, anche posticipato, perché insomma non si voterà più il 26 di maggio in concomitanza delle europee, ormai questo è un fatto, anche se manca ancora la data, ma che potrebbe essere probabilmente il 16 di giugno, ma è ancora tutto da stabilire, ovviamente lo sapremo solo dopo l'insediamento della nuova giunta, che avverrà appunto il 4 Di di aprile. aprile. Quindi tra qualche giorno, nel corso di questa settimana. A proposito di questo, partiamo intanto dalla direzione che c'è stata venerdì del Partito dei Sardi, proprio in Sì. vista delle elezioni sia su Sassari che su Cagliari. Che cosa è accaduto in quell'incontro? Ma in questo incontro si è stabilito soprattutto, essendo due città e oltre il territorio, che va a elezioni amministrative, continuare a costruire il percorso per quanto riguarda e quindi creare alleanze non solo col Partito dei Sardi ma anche con gli altri partiti indipendentisti affinché si costruisca un sistema anche di coalizione per appunto intraprendere le prossime amministrative di Cagliari e le prossime amministrative di Sassari. E abbiamo la direzione nazionale, ha delegato sia il sottoscritto come segretario provinciale del Partito dei Sardi e sia il segretario cittadino Gian Battista Manai e la tesoriera Elisa Mara nel costruire appunto tutte le trattative con i vari partiti e soprattutto con le coalizioni che si stanno andando a formare per queste elezioni amministrative. Quindi un buon lavoro che Un diciamo che ci bel spetta, impegno, sì. esatto. A proposito di coalizioni, a proposito di dialogo con gli altri partiti. Allora, l'abbiamo detto già da venerdì da questo studio, il centro-sinistra si è riunito nel corso della scorsa settimana più volte, ha elaborato un documento che parla molto chiaro rispetto anche all'individuazione di un candidato sindaco, parla di discontinuità netta rispetto al passato, insomma sembrerebbe dare anche un messaggio chiaro al Partito Democratico che poi sarà l'interlocutore col quale poi i partiti del centro-sinistra andranno a dialogare in ultima analisi dopo aver appunto composto tutte le parti di questa coalizione. Tra queste ci sarebbe un invito, questa è un'indiscrezione che adesso lei mi confermerà, un'indiscrezione molto accreditata, che il Partito dei Sardi sia stato invitato a partecipare
all'incontro con il centro-sinistra, credo che avrà in settimana, insomma, in questi giorni doveva essere oggi, ma non c'è conferma, quindi tra oggi, domani e dopodomani potrebbe esserci questa riunione dove il Partito dei Sardi sarà invitato dal centro-sinistra, invitato evidentemente per trovare, come dire, un modo per entrare dentro questa coalizione. Prima di dirmi se parteciperete a questa, se risponderete affermativamente a questo invito, le chiedo se questo invito le suscita più fastidio o più invece, come dire, la inorgoglisce in qualche modo, come Partito dei Sardi, evidentemente. Allora, non mi dovrebbe creare nessun tipo di fastidio, perché io in questi giorni sto sentendo varie affermazioni di possibili candidati. Allora, quando si è in politica, quando si fa politica, ovviamente i tavoli sono tutti aperti e ci deve essere un confronto. Poi ognuno di noi ha il suo ideale, ha i suoi valori, ha i suoi progetti, però il confronto la politica lo deve sempre trovare. Penso se arriva, penso che anche parteciperemo a un incontro con la coalizione di centro-sinistra, perché il nostro obiettivo è anche questo, è quello di capire se oggi il centro-sinistra è capace di stare insieme e di costruire un vero progetto per la città di Sassari, perché questo è l'obiettivo. Non sono i nomi dei candidati a sindaco, perché il nome del candidato a sindaco, secondo me, deve emergere se c'è una politica matura nel centro-sinistra, ma come nel centro-destra e come anche la scelta chiara fatta anche dal candidato Campus, quello Nanni Campus, l'ex senatore Campus, quello di fare una scelta chiara di liste civiche, no? Nel senso è un progetto ben chiaro e si può costruire. Il centro-sinistra ha un'opportunità nella nostra città, perché non ce lo dobbiamo nascondere, al di là del voto delle elezioni regionali con Salvini, penso che è tutto in gioco, è tutta un'opportunità che si può costruire nella nostra città. Lei poc'anzi ha fatto un richiamo sul discorso della discontinuità, però bisogna. Ci sono alcune azioni che penso invece dovremmo seguire proprio in continuità, perché non ci si può candidare. Io sto vedendo molte cose simpatiche, non ci si può candidare senza sapere con chi si viene candidati, con quale coalizione, con quale partito, con quale candidato sindaco. Ci si sta candidando solo per candidarsi. Bene, non sta emergendo nel dibattito politico invece le grandi opere e grandi visioni che c'erano su alcune opere nella nostra città e che porterebbero economia, porterebbero lavoro, porterebbero risorse, porterebbero tanti investimenti importanti, sia del pubblico che del privato. E siccome tutto questo è stato fatto in questi 5 anni, quindi non è in discussione la continuità col sindaco Nicola Sanna, con l'assessore Ottavio Sanna, con tutta la giunta che sino ad oggi ha governato, ma il ragionamento è quello che noi vogliamo per la nostra città. E molti candidati non hanno idea di che cosa è stato fatto, non hanno idea di che cosa è la città e soprattutto, mi scusi se mi permetto, non hanno idea di che cosa è oggi la macchina burocratica della nostra amministrazione. Il 70% del lavoro che va fatto è la riorganizzazione della macchina amministrativa, sia a livello locale e sia a livello regionale. Se noi non siamo capaci, dal punto di vista politico e di partiti e di liste civiche, di ragionare su questi temi, noi trascorreremo altri 5 anni con lo stesso problema. Perché il problema molte volte sì, si dà alla politica, si dà ai rappresentanti politici. Però molte volte è tutto il sistema che invece deve essere riorganizzato. Guardi Sanna, lei ha messo sul tavolo diversi temi interessanti. Il primo fra tutti è questo della discontinuità, che ripeto, il centro-sinistra ha mandato un messaggio chiarissimo rispetto alla scelta del candidato, quindi io credo che il riferimento fosse proprio al non candidare secondo le vecchie logiche e non candidare molto probabilmente
un nome espressione del Partito Democratico. Credo che il messaggio, per quanto non esplicito, ma fosse Certo. più o meno questo. In discontinuità con il passato, anche in discontinuità evidentemente col governo che sta chiudendo questa esperienza, però giustamente lei dice, cioè, se mi chiamano, traduco, se mi chiamano a parlare, ovviamente non è che possono Certo. dire che quello che io ho fatto, che il mio assessorato ha compiuto, non è stato fatto in maniera, come dire, efficace, mettiamola così. Questo mi sembra il Esatto. tenore della conversazione, del dialogo meglio tra lei, tra il Partito dei Sardi e ovviamente tutte le altre componenti del centro-sinistra. Le faccio un'altra domanda, perché tanto qua dobbiamo solo ragionare per il momento. Lei pensa che, parliamo proprio per ipotesi, entrare nella coalizione di centrosinistra, sia utile al Partito dei Sardi dopo l'esperienza alle regionali dove ha scelto di correre, da solo, pur poi non raggiungendo l'obiettivo? O forse sarebbe più utile, per esempio, entrare nella coalizione proposta da Marilena Budroni, che è espressione di autodeterminazione, quindi che ha qualche punto in comune, forse più di quanto magari non lo abbia il centro-sinistra. È una domanda, una mia No, ma riflessione, io, ovviamente. come lei mi conosce, sono abbastanza diretto, a volte faccio il diplomatico, ma ho deciso anche di non utilizzare la troppa diplomazia, perché la troppa diplomazia poi uccide, bisogna dare indicazioni ben chiare. Allora, prima questione, noi ci sono delle cose importanti e per quello che dico, ha accennato lei, il messaggio è chiaro, nel senso. Ci sono mercato civico di Sassari. La riqualificazione del mercato civico di Sassari ci mette in una condizione diversa, cioè noi saremo in grado con quel mercato, con la frumentaria, di creare il polo turistico, culturale, artistico e enogastronomico del nord-ovest della Sardegna. Questo è un percorso che nasce 4 anni fa. Ha bisogno di altri 5 anni. Stiamo verificando i progetti, gli 11 progetti che sono arrivati a livello nazionale per questa cosa. Allora, cosa vogliamo dire? La continuità, invece, io dico che ci deve essere su quel progetto, perché quel progetto cambia il volto del nostro centro storico e cambia il volto della città di Sassari. Secondo esempio, diga di Bunnari, 7 milioni e 800 mila euro di investimenti. Recuperati dal Ministero, mettendo quella diga in sicurezza, quello diventa un parco naturale, un parco acquatico che sta tra Sassari e Usilo, che dal punto di vista di luogo turistico da visitare in una diga straordinaria, con una bellezza naturale straordinaria, diventa una meta altrettanto turistica per il nord-ovest della Sardegna. E vado avanti. Il centro-sinistra che cosa ci chiede? A me fa piacere fare un ragionamento col centro-sinistra per capire anche qual è l'obiettivo futuro della nostra città, perché se si dà dimostrazione di un centro-sinistra forte, è coeso, è ovvio che diventa questa un'opportunità per la città e noi staremo a ragionare, perché noi non abbiamo ragionato, perché io sono uno dei dirigenti di un partito che prende indicazioni e quindi siamo tutti quanti insieme a decidere con chi dobbiamo stare o se c'è un progetto alternativo che noi vogliamo fare. L'esperienza della regione ci dice una cosa, non si può andare da soli e quindi l'esperienza della candidata già che non è di autodeterminazione per quanto mi risulta, perché Sì, so non nei allora. prossimi giorni, Sì. anzi la ringrazio per questa domanda, perché nei prossimi giorni andremo ad incontrare la nostra segreteria del Partito dei Sardi, vorrà incontrare l'autodeterminazione Progress proprio a Sassari per fare un ragionamento proprio sulle prossime amministrative a Sassari. Quindi,
costruire questo tipo di percorso. Quindi non è detto questa settimana che sarà decisiva per le eventuali alleanze con i vari schieramenti. E visto che ne approfitto anche, visto che domani viene il ministro Salvini, ci siamo accorti che rispetto alle promesse fatte ancora non è arrivato niente, perché viene per richiamare sul discorso problema del latte. Noi abbiamo oggi sotto Pasqua un altro problema, che è quello dell'agnello. Il mercato ci dice che il nostro agnello, il nostro pregiato agnello, deve essere pagato da 2,20 euro a 2,50 euro massimo al chilo. Allora, questa è un'altra situazione che stiamo facendo finta di niente. Stiamo parlando di economia, stiamo parlando di lavoro, stiamo parlando di posti di lavoro che potremmo perdere sia dal punto di vista sociale, culturale e del nostro fare. Assolutamente, su questo ovviamente poi torneremo a parlare, però restando su quello che era anche la mia domanda iniziale, quindi questo diciamo possibile diciamo, ingresso del Partito dei Sardi all'interno della coalizione di centro-sinistra o eventualmente questo dialogo con autodeterminazione. Marilena Budrone effettivamente non è candidata da autodeterminazione, però proviene da Certo, quell'area. sì. Un'area indipendentista. Marilena Budrone è stata ospite qui da me a Mattino Live la scorsa settimana e ha detto insomma, che la sua candidatura è aperta al dialogo di tutte le altre forze, ma in opposizione al centro-sinistra. Quindi questo poi è ancora da capire. Questa è una settimana caldissima, l'ha Noi non detto. siamo in opposizione né al centro-sinistra, né al campus, né al centro-destra. Ovviamente stiamo facendo una valutazione. Questa è la situazione oggi del Partito dei Sardi. No, lei ha detto una cosa importante, che il Partito dei Sardi ha capito che non può correre da solo. Assolutamente. E questo è un fatto, insomma, l'esperienza delle regionali lo racconta in maniera molto, molto precisa, visto che i numeri non si possono discutere, no? No, abbiamo anche preso un buon risultato, però perché il 4,5% è un dato importante. Noi abbiamo perso perché Cagliari non è riuscito a raggiungere appunto una percentuale importante, perché poi a Nuoro abbiamo preso il 7% per dire. Però è ovvio che era un progetto molto ambizioso e forse, come ho già detto anche nella scorsa intervista, abbiamo fatto dei grossi errori che non ci potevamo permettere. Questo è un dato di fatto. Quindi l'autocritica mi sembra importante come punto di partenza. Sanna, lei sa che siccome dovrà andare a dialogare col centro-sinistra, dobbiamo Sì. parlarne, no? Intanto andrete, mi pare di capire Sì, sì, che sì, sì, sì. l'invito è stato accolto. Lei sa che all'interno del centro-sinistra c'è questa in dialogo, diciamo così, con il Partito Democratico c'è un po' di baruffa nelle ultime ore, perché se da un lato il centro-sinistra scongiura la candidatura di un nome espressione del Partito Democratico, dall'altro il Partito Democratico va avanti, fa i suoi sondaggi e propone dei nomi. Okay? Su questo sondaggio telefonico che è stato fatto con la proposta di 5 nomi, espressione appunto del Partito Democratico, su questo sondaggio c'è già un primo punto di rottura tra centrosinistra e Partito Democratico. Lei da che parte sta? Nel senso, secondo lei, laddove il Partito dei Sardi dovesse entrare all'interno della coalizione di centrosinistra, dove all'interno c'è anche il Partito Democratico, o ci dovrebbe essere, salvo rotture indissolubili, insaldabili, scusate, ci dovrebbe essere anche il Partito Democratico. Secondo lei, il candidato deve essere espressione del partito di maggioranza, quindi in questo caso il Partito Democratico, inevitabilmente, oppure deve essere espressione di un altro partito del centro-sinistra, magari quello di Zedda, per esempio, visto il risultato che ha fatto alle regionali, oppure bisogna convocare le primarie? Allora, l'ho Ci provato. dica già qualcosa che dirà alla No, riunione, io dai. al tavolo insieme, ma la linea che noi stiamo seguendo è questa. Più c'è unità e più si riesce ad amministrare e più si riesce ad È governare. questo, diciamo, Ok, è e questo è il preambolo. condivisibile, E poi questo va è il preambolo. bene. Sicuramente noi non staremo nel tavolo né del PD, e né se c'è un PD.
da una parte c'è le liste del centro-sinistra, dall'altra parte noi non staremo insieme. No, aspetti, me la rispiego. La rispiego. Cioè, o c'è un centro-sinistra in cui esprime una sintesi di un candidato sindaco condiviso da tutti, se c'è questa condizione noi saremo, avviamo un ragionamento di carattere politico per l'amministrazione della città di Sassari. Se invece ci sarà una spaccatura in cui da una parte ci sono i piccoli partiti minori, alcune liste civiche, dall'altra parte il Partito Democratico, non c'è entusiasmo a questo tipo di ragionamento, perché vuol dire riportare la politica all'interno della casa comunale. E quindi, ma non pensa che siano, allora, a questo punto, visto già le lune e anche quello che lei sta dicendo, non sarebbe meglio convocare le primarie? Allora, io sulle primarie penso che sia uno strumento straordinario, però era anche vero che avremmo avuto le primarie subito dopo le votazioni. Se si va come si dovrebbe andare a elezioni il 16 di giugno, è possibile che ci sia il tempo anche per fare delle primarie. Io ovviamente penserei a trovare una sintesi, cioè decidere una data e trovare una sintesi per un candidato sindaco, ma soprattutto per capire anche qual è il progetto. Quindi trovarlo con un accordo di coalizione. Assolutamente sì, se no, guardi, perché bisognerebbe delegare sempre tutto ai nostri concittadini? Cioè già i cittadini ti danno l'opportunità e hanno l'opportunità di votare la tua scelta, ma ognuno di noi si deve assumere la propria responsabilità. Se 10 partiti non sono in grado, tra liste e partiti non sono in grado di fare sintesi sul nome, vuol dire che non possono stare insieme. Cioè, cosa può succedere dopo? Questo è il vero problema. Quindi bisogna dare maturità, cioè bisogna essere maturi. Oggi non c'è più tempo da perdere, come anche altre volte è stato detto. Bisogna, una volta che si entra lì, bisogna governare, non bisogna perdersi in altre strade. Guardi, però le dico che il nostro pubblico non è d'accordo con quello che lei sta dicendo. Lo so, ho visto il sondaggio. Il sondaggio è chiuso adesso, quindi possiamo vedere il risultato definitivo. Abbiamo un 66% che vorrebbe le primarie e un 34% che vorrebbe la scelta del candidato con l'accordo di coalizione. Quindi sembrerebbe, per quanto possa valere il nostro sondaggio, che chiaramente non è statistico ma è di opinione, attraverso appunto i nostri telespettatori, sembrerebbe voler partecipare a questa scelta. Portate anche questo sul tavolo, il nostro sondaggio magari può essere un ulteriore elemento di riflessione. Certo, certo. Ultimissima domanda, perché il tempo è veramente andato. Se si dovessero fare delle primarie, secondo lei il suo nome dovrebbe essere messo nella rosa? Io ho una mia idea. Ci sono molti candidati a fare il sindaco. Non ci si candida a fare il sindaco, lo si chiede. Quindi questo è il mio atteggiamento. Benissimo, grazie a Ottavio San, grazie il a tempo voi, davvero grazie scaduto, grazie per essere stato mio ospite, ci ritroviamo più avanti, magari dopo questo vertice con il centro-sinistra. Noi torniamo tra pochissimo dopo la pausa pubblicitaria, sempre in diretta sul Digitale Terrestre, in contemporanea in diretta a Facebook, seguiteci ovunque vi troviate, siamo qua tra pochissimo dopo la pausa, Mattino Live, a tra poco.
La nuova informazione di Canale 12 in diretta, a partire dalle 8, mattino live, con i titoli principali dei quotidiani locali, le notizie in diretta e gli approfondimenti con ospiti in studio. Alle 13.30 il nuovo TG12 in diretta. Tutto live sul digitale terrestre e in contemporanea sulla nostra pagina Facebook. Resta connesso al territorio. Segui l'informazione di Canale 12. Siamo in diretta, mattino live, ultimo blocco di questa puntata. Lo sapete, siamo sulla cronaca in primo piano. Oggi purtroppo dobbiamo parlare del femminicidio avvenuto domenica pomeriggio a Nuoro. Una donna di 49 anni, Romina Meloni, è stata uccisa dall'ex marito che ha ferito gravemente anche l'attuale compagno della vittima, Gabriele Fois, anche lui 49enne, ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Francesco di Nuoro. Vi stiamo raccontando della caccia all'uomo che è partita subito dopo la scoperta dell'omicidio. Caccia all'uomo che si è concentrata immediatamente sull'ex marito di Romina Meloni, un uomo che non accettava la fine del matrimonio e non accettava l'inizio di una nuova vita sentimentale da parte della ex moglie. La situazione era nota in paese, tutti sapevano di questa vicenda portava l'uomo a tormentare la ex proprio per non riuscire a digerire, accettare, elaborare la fine di questa storia, fino al tragico epilogo di ieri. L'uomo poi è stato rintracciato nella tarda serata intorno alle 23 a Sassari, nella zona dell'emiciclo Garibaldi. Prima è stata rintracciata la Panda, che era stata parcheggiata in via De Mille. L'uomo poi vagava in stato confusionale fino alla consegna di Sini, questo è il cognome dell'uomo. Si è consegnato appunto in maniera spontanea, senza opporre resistenza.
agli agenti. L'uomo si sarebbe diretto a Sassari per essere poi arrestato nel carcere di Bancali e non dove lavorava, nel carcere di Nuoro, perché si tratta appunto di un agente di polizia penitenziaria. Insomma, questo è quanto emerge fino a qui, quando sono appunto le 9, in merito a questa cattura e in merito a questo femminicidio. Vi ricordo che nel giro di insomma, meno di 4 mesi, il secondo femminicidio in Sardegna, ricorderete tutti quello di Alghero, di Michela Fiori, poco prima di Natale. Insomma, un fenomeno purtroppo di cui dobbiamo parlare troppo spesso, nonostante i tanti appelli, le tante occasioni anche di riflessione, l'informazione che comunque non lascia spazio insomma, al dimenticare questi episodi. Per fortuna ormai si è diventati anche particolarmente attenti nel nostro settore. Insomma, purtroppo però continuano a perpetrarsi delitti di questo tipo. Ecco, lo ricordiamo, non avvengono perché, come dire, c'è una ragione, non c'è una ragione, perché è chiaro che uccidere una ex compagna, una ex moglie per non accettare la fine di una storia è qualcosa di malato, e quindi di malato, insomma, all'interno del meccanismo, della cultura di quella persona. E quindi lo ricordiamo perché non è mai abbastanza farlo. Ovviamente oggi in primo piano c'è questa notizia e quindi abbiamo mantenuto il ritmo su questa vicenda di cronaca, terribile vicenda di cronaca. Ci sono però le altre notizie, quindi dobbiamo cambiare necessariamente pagina. Intanto l'arrivo domani dei ministri Salvini e Centinaio, arrivo che è già costellato da polemiche ma e da precisazioni da parte dei pastori, che fin dall'annuncio di questa visita hanno precisato che la vertenza sul prezzo del latte ovicaprino è una vertenza senza colore politico. Per questo si presenteranno davanti ai ministri con delle magliette bianche, proprio a sottolineare che questa vertenza. Recupero che ha però portato alla luce intanto il fatto che Capodoglio fosse incinta, ma soprattutto, cosa che ha sconvolto, i 22 kg di plastica all'interno della carcassa di questo Capodoglio. Su questo è intervenuto il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che ha commentato duramente la notizia appunto del ritrovamento di 22 kg di plastica nella pancia del Capodoglio. C'è ancora qualcuno che dice che questi non sono problemi importanti, ha detto il ministro. Per me sì, e sono prioritari. Questo è un problema che affligge tutto il mondo marino, non solo l'Italia, ma ogni paese nel mondo ha il dovere di applicare le politiche per contrastarlo. Non oggi, ma ieri. Abbiamo usato in modo spensierato la comodità dell'usa e getta in questi anni, e oggi ne stiamo pagando le conseguenze, anzi, le stanno pagando soprattutto gli animali. Questo dunque il duro commento, la dura presa di posizione del ministro dell'Ambiente Sergio Costa proprio in merito a questa sconvolgente scoperta. Insomma, 22 kg di plastica nella pancia di un Capodoglio sono sicuramente una notizia che non va sottovalutata. Invece parliamo, prima di chiudere, abbiamo un paio di minuti. Intanto vi voglio raccontare del primo matrimonio in lingua sarda nella patria di Angioi, a Bono. Il sindaco Elio Mulas ha commentato: è un momento storico per la nostra comunità. La formula è stata tradotta con la supervisione dell'Istituto Camillo Bellini, che sapete è sempre impegnato nella salvaguardia, nella promozione e nella formazione rispetto alla lingua sarda. Hanno pronunciato il fatidico sì, anzi emmo, unendosi in matrimonio nella lingua del cuore, quella sarda, nella sala delle audienze del comune di Bono, paese di antiche tradizioni e patria di Giovanni Maria Angioi. Così Anselmo Serra, Roberta Dalle Molle, grazie alla sensibilità dell'amministrazione
occasione stiamo vedendo le immagini di questo matrimonio dell'amministrazione comunale del capoluogo del Goceano e al lavoro dello sportello linguistico coordinato all'Istituto Camillo Bellini di Sassari. Hanno potuto coronare il proprio sogno d'amore in un modo del tutto singolare. Nessun abbaglio folcloristico, nessuna passerella in costume, solo il desiderio di riappropriarsi della lingua materna, anche in quegli aspetti più segnanti e memorabili della vita come l'unione di coppia. Questo per quanto riguarda dunque il primo matrimonio in lingua sarda. Parliamo ora invece della vittoria, siamo sullo sport, della Dinamo. I giganti centrano la settima vittoria tra campionato e coppa battendo la Virtus Bologna. È una Dinamo che lotta, difende, ci crede fino alla fine. Il banco di Stragna di coach Gianmarco Pozzecco chiude nel migliore dei modi il trittico di partite casalinghe, imponendosi anche sulla Virtus Bologna nella sfida della nona giornata di ritorno con 90-72. Questa dunque la settima vittoria della Dinamo. Stiamo vedendo le immagini proprio in questo momento. Prima di chiudere l'aggiornamento, il riepilogo su tutte le notizie, rapidissimo. Intanto il femminicidio a Nuoro, sul quale ovviamente non mancheremo di darvi ulteriori aggiornamenti nel corso delle TG12 delle 13.30, che vi ricordo sarà in diretta come sempre sul Digitale Terrestre in contemporanea sulla nostra pagina Facebook. Femminicidio che ha portato all'arresto del ex marito, che è stato rintracciato nella tarda serata di ieri intorno alle 23 proprio a Sassari, nella zona dell'emiciclo Garibaldi. Ora si trova nel carcere di Bancali. L'uomo, 49 anni, è Torresini, è un agente di polizia penitenziaria. L'uomo, l'attuale compagno della vittima, Gabriele Fois, anche lui 49enne, è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Francesco di Nuoro. La donna deceduta, uccisa da Ettore Sini, si chiamava Romina Meloni, anche lei 49enne, e pare che insomma la storia tra i due fosse nota nel paese, ad Ozieri, dove l'uomo bersagliava la donna, la minacciava e la perseguitava da tempo, fino al tragico epilogo di ieri con l'uccisione di Romina Meloni. Con questa chiudiamo questa puntata di Mattino Live. Vi ricordo alle 13.30 il TG12. Mattino Live torna domani come sempre alle 8 con tutti gli aggiornamenti in diretta sulle notizie del territorio. Vi auguro una buona giornata. A più tardi, arrivederci.